serata, buona domenica, ben ritrovati con l'Abruzzo del Pallone. Una domenica questa in Serie D che ovviamente non può che essere la nostra domenica di riferimento. Tre derby lo vincono le squadre che giocavano in trasferta. Vince la Vastese a Notaresco, vince il Giulianova sul neutro di Pineto, ma giocava formalmente in trasferta contro il Chieti, e vince il Pineto ad Avezzano con un finale ricco di emozioni, due rigori, uno realizzato, quello decisivo di Tomassini, e uno sbagliato, quello di Morales dell'Avezzano. Ne parleremo anche questa sera, siccome poi ci sarà Pescara-Ascoli, edizione un po' ridotta dell'Abruzzo del Pallone rispetto al consueto, per dar spazio poi alla partita dell'Adriatico e ovviamente per raccontarvi la partita dell'Adriatico, oltre a Paolo Renzetti che sarà allo stadio. Do la buona serata ad Andrea Costantini dall'altro lato, quello di Diretta Ciao. Stadio dello Studio. Ciao Andrea. Ciao, buonasera a tutti. Tantissime emozioni in Serie C, appena terminata la gara del Marcello Torre di Pagani, 0-0 tra Paganese e Teramo. Meglio la Paganese nel primo tempo, meglio il Teramo nel secondo, ma alla fine le due squadre non si fanno male. Dicevamo, tantissime cose da raccontarvi, soprattutto l'Atomo Viola, soprattutto a Notaresco, ed ecco perché abbiamo in studio, lo ringrazio, il direttore sportivo rosso-blu Paolo D'Ercole. Buonasera direttore. Buonasera, buonasera Jacopo. Tra poco con noi, insieme al direttore, ci sarà la nostra Ania Cantagalli, che adesso è in redazione, ovviamente ha appena terminato di guardare la partita del Marcello Torre di Pagani, poi ci farà anche un punto su come sono andate le cose in casa biancorossa. Ma partiamo subito, intanto il Cagliari ha accorciato le distanze con la Roma 2-3 in favore della squadra di Fonseca, anche qui siamo nelle battute conclusive, non manca tantissimo, però vediamo rapidamente, partendo dalla Serie A, poi la Serie C e la Serie D, i risultati. Della Serie A poco da dire, perché le partite che si sono giocate sono nel pomeriggio: Lecce-Atalanta 2-7, con l'Atalanta che ha deciso di sfondare quota non so quanto, 300 gol in un girone, in un campionato, 7-2 per la squadra di Gasperini. Ieri Lazio-Bologna 2-0, ieri sera Napoli-Torino 2-1, si sta giocando Cagliari-Roma, come detto 2-3, le altre sono rinviate. Andiamo adesso non in Serie B, perché poi avrete modo di fare il punto con Andrea Costantini. In Serie B si è giocato regolarmente, manca solo Pescara-Ascoli. Andiamo in Serie C, vediamo i risultati. Con l'anticipo di ieri, Casertana-Cavese 2-0, nel pomeriggio alle 15 il Monopoli viola il Granillo 2-0, dunque fa un favore a se stesso in primis e indiretto anche alle concorrenti, soprattutto il Bari della Regina. Rende-Viterbese 0-0, Rieti-Sicula-Leonzio 1-2, Catania-Vibonese 2-1, Bari-Avellino 2-1, Paganese-Teramo come detto 0-0, Potenza-Catanzaro 2-0, Ternana-Bisceglie 2-2, Virtus-Francavilla la Picerno 1-2, e questo è un risultato che fa molto comodo al Teramo in chiave playoff. Teramo che giocherà proprio contro i pugliesi domenica prossima. Vediamo la classifica: dopo 29 giornate di campionato il Teramo sale a quota 41 punti, comanda sempre la Regina 66, il Bari si avvicina a meno 7, 59, il Monopoli è terza forza del campionato 57, Potenza 55, Ternana 51, Catania 44, Catanzaro 42, il Teramo è all'ottavo posto 41 punti, 39 per la Viterbese, 38 per la Vibonese che chiude la griglia dei playoff, Virtus Francavilla, Avellino e Cavese 37, 35 punti per Casertana e Paganese, 32 per il Picerno, 26 per la Sicula Leonzio, 20 punti per il Bisceglie, 18 per il Rende, 12 per il Rieti. Serie D, girone F. Vediamo i risultati della giornata numero 26, il Cattolica vince 4-0 a Fiuggi, Avezzano-Pineto 0-1, Campobasso-Agnonese 4-0, Chieti-Giulianova 1-2, Jesina-Atletico-Porto-Sant'Elpidio 0-1, Notaresco-Vastese 0-1, San Giustese-Monte Giorgio 0-1, Tolentino-Recanatese 3-1, Vasto-Girardi-Matelica 0-1. Con questi risultati il Matelica diventa capolista solitario del raggruppamento F a quota 55 punti,
52 per la coppia Campobasso Notaresco, 48 per la Recanatese, 43 per il Pineto, e qui si chiude la griglia playoff: 42 per la Vastese, 40 per l'Agnonese, 38 per il Monte Giorgio, 36 per il Tolentino, 34 per Atletico Porto Sant'Elpidio e Vasto Girardi, 33 per il Fiuggi, 28 per Cattolica e Giulianova, 20 punti per San Giustese e Avezzano, 18 punti per il Chieti e 13 per la Jesina. Visto che c'è tanto da vedere e di tempo non ne abbiamo tantissimo, direttore, ti faccio vedere, rivedere la gara di questo pomeriggio. Notaresco Vastese 0-1, con tanti episodi da commentare. Il servizio è firmato per noi da Paolo Renzetti. Collaboratori, signori Andrea Sezza di Ossianico e Andrea Pasqualetto di Aprilia, scendono in campo. Vastese, parti diritto, Esposito Vittorio, a disposizione. Ok, non c'è l'audio di Paolo Renzetti, quindi abbiamo visto solo ed esclusivamente l'audio. Appena lo abbiamo, ovviamente ve lo mostriamo. Però, innanzitutto, prima di entrare al sodo dell'angolo Moviola, ci dice, direttore, se c'è un po' di dispiacere di aver perso quel primato che conservate da 5 mesi. Ma sicuramente il dispiacere c'è, poi il dispiacere aumenta nel momento in cui questo primato lo stiamo perdendo, non soltanto per i nostri demeriti. Oggi ne è stata un'altra volta, ultimamente succedendo spesso, e noi ci abbiamo messo del nostro in queste partite. La squadra, sapevamo che comunque avremmo avuto un calo psicofisico, perché comunque era impensabile fare il girone di andata per come è stato fatto, però diciamo che adesso non ci sta andando benissimo, e anzi le situazioni ci stanno andando piuttosto contro. Oggi è stata, penso, l'emblema di questi mesi, perché è stata una partita condotta solo esclusivamente da noi, giocata molto bene dai ragazzi, quindi non ho nulla da rimproverare ai miei ragazzi. Però è chiaro che un po' di flessione c'è stata, nel senso che il Notaresco dall'inizio 2020, se non erro, non ha ancora vinto una partita in casa, e oggettivamente ci sono state delle assenze, quella di Marco Sansovini oggi per la seconda volta, però che si sia perso un po' l'abbrivio del 2019? Ma questo è sotto gli occhi di tutti, non è che lo devo dire io. Il 2020 è iniziato con una bella vittoria col Vasto Girardi, poi c'è stato lo stop col Campobasso, una partita molto ben giocata al primo tempo, poi c'è stato un piccolo episodio e siamo andati sotto, comunque abbiamo perso contro una squadra forte giocandocela alla pari. La vittoria con la Jesina, il pareggio successivo a Avezzano, in casa stiamo facendo fatica, però non dobbiamo guardare soltanto i risultati, ma bisogna guardare anche le partite come si sono svolte, perché con la Recanatese fino a 2 minuti dalla fine eravamo in vantaggio e abbiamo subito un gol non certamente pulito. Col Tolentino l'hanno visto tutti, abbiamo subito un solo tiro in porta al 93esimo, al primo tiro, con un nettissimo fallo di mano che poi è stato visto e rivisto, non lo devo dire io. L'ennesimo pareggio a 2 minuti alla fine, e questo sicuramente a livello mentale non ha aiutato i ragazzi nel lavoro quotidiano, perché comunque parliamo sempre di ragazzi, giovani o grandicelli che siano, sono esseri umani e quindi vivono le emozioni, i sentimenti, e in questo momento si fa un po' fatica, ma si fa fatica un po' tutti, perché giustamente ci si sta facendo la bocca su questa cosa qui, perché non era sì inaspettata, però siccome non abbiamo rubato nulla, se non sbaglio abbiamo ricevuto solo 2 calci di rigore da inizio del campionato, la squadra prima in classifica che ha soltanto 2 calci di rigore a favore e diversi contro, cioè che non è che abbiamo avuto, sì, probabilmente fortuna, perché fa parte del gioco in diverse partite, non tantissime. Però ce le siamo giocati e l'abbiamo vinta meritatamente, certo. Colpi di ragazzi importanti come Sansovini, che sappiamo, però
Dai, dispiacere c'è, però il campionato non è finito. Sappiamo che sarà dura, ma la cosa più difficile adesso è aiutare questi ragazzi. E se avessi una medicina, se avessimo tutti una medicina per aiutarli, io sarei il primo a comprarla. Caro direttore, la maggior parte delle partite vinte di misura nel girone d'andata, c'è stata dalla vostra parte molta fortuna, i palloni che non mettete in porta ora ad ottobre le mettevate anche con un pizzico di fortuna, che però fa parte un po' del Vabbè, piano. diciamo che questo non. Vabbè, Cioè ringrazio chi è un l'ha po' scritto. riduttivo. Allora, Secondo me il discorso è un po' più, però lo Jacopo, facciamo io ho dopo. sempre avuto un pensiero, se posso dire. Facciamo una cosa. Vai. Visto che l'abbiamo recuperato, ti facciamo prima vedere il servizio e poi ti faccio vedere, così magari anche a casa voglio rivedere la partita. Servizio, Notaresco Vastese, 0-1. Dopo oltre 5 mesi il Notaresco abbandona il gradino più alto della classifica, sorpassato dal Matelica e raggiunto dal Campobasso al secondo posto. Prosegue il momento negativo dei rossoblù che perdono il derby del Savini di misura al cospetto di uno Vastese che continua a giovarsi della cura Silva che da quando è sulla panchina biancorossa ha vinto 4 gare su 5. Locali senza Cancelli e Sansovini che si schierano con il 3-5-2, in panchina il grande ex Stivaletta, 3-4-1-2 il modulo degli ospiti. Con Vittorio Esposito, trequartista, sarà proprio lui a decidere la partita. Buon pubblico al Savini con rappresentanza ospite. Partenza a buon ritmo con le due squadre ad attaccare a viso aperto. Al 19esimo padroni di casa ad un passo dal vantaggio con Frulla che crossa in aria per Romano che di testa indirizza la palla all'angolino dove riesce ad arrivare Lorenzo Bardini che salva. Al 20esimo Gallo segna un gran gol dalla sinistra per il Notaresco ma la sua rete viene annullata dal direttore di gara per fuorigioco. Sale la pressione della squadra di Roberto Vagnoni con la Vastese costretta ad arretrare. Al 25esimo si infortuna però tra i padroni di casa Marco Pomante che è costretto a lasciare il campo a Liguori. Al 26esimo liscio in area rossoblu di Gallo con Scotti che poi riesce a respingere. Al 28esimo Cardinale già ammonito dal direttore di gara ferma fallosamente Fagioli con sfira di Pordenone che assegna la punizione non punendo con la seconda ammonizione il giocatore della Vastese fra le vivaci proteste di giocatori e tifosi di casa. Sulla punizione seguente Frulla mette il pallone poi sopra la traversa. La formazione del presidente Salvatore Di Giovanni attacca, ma al 34esimo gli ospiti vanno in vantaggio con Vittorio Esposito che approfitta di un mezzo rimpallo e con un guizzo supera Scotti, regalando alla Vastese il vantaggio. Festeggiano i biancorossi sotto il settore dei propri tifosi. I locali invece accusano il colpo e così al 39esimo è ancora la Vastese a rendersi pericolosa con una punizione di Filippo Bardini respinta ottimamente da Scotti. Prima parte di gara che si chiude così sullo 0-1. Nella ripresa al decimo punizione di Frulla per il Notaresco con Bardini che respinge. Al 14esimo risposta ospite con Francesco Esposito che in area tira però centralmente fra le braccia di Scotti. Il match si mantiene vibrante con i rossoblù di casa pericolosi con il cross di Liguori ed il mancato tap-in di Fagioli in area. Spinge l'11 di Roberto Vagnoni alla ricerca del pareggio esponendosi però agli attacchi della Vastese che non riesce a trovare però il gol del 2-0. Trascorrono i minuti con gli ospiti ancora in vantaggio e con il portiere della Vastese Bardini scarsamente impegnato. Al 28esimo Vagnoni gioca la carta Stivaletta mandando in campo il grande ex della gara Vastese Doc che entra al posto di Romano e con l'avanti Notareschino che al 32esimo ha la ghiotta occasione per segnare il gol del pareggio andando però a colpire di testa su Lorenzo Bardini che riesce così a respingere. Si arriva ai minuti finali con i presumibili attacchi locali e con Bardini ancora prodigioso al 93esimo con una parata di istinto su Raffaello. Per la Vastese arrivano così 3 punti che hanno il sapore dei playoff. Per il Notaresco una sconfitta che brucia. Oh, queste le immagini, poi sentiremo le interviste, però eravamo in credito del pensiero sul momento del Notaresco, direttore. No, non so, devo rispondere al telespettatore No, che ha no, no, scritto. Ah, ok. aveva detto io ho un pensiero, poi l'ho interrotta in maniera No, anche il abbastanza pensiero era su maleducata. quello che era stato scritto. Ovviamente accetto il pensiero di tutti, però dire che uno vinceva sempre di misura e quindi non fosse meritato, penso che sia un po' riduttivo perché mi ricordo la Juventus di Capello, vinceva tutte le partite 1-0, pare che lo scudetto l'ha festeggiato ugualmente. Sì. Non è così. Noi siamo stati una squadra costruita per fare un buon campionato, ci siamo ritrovati non per sbaglio primi in classifica, per sbaglio in base al pensiero che c'era per
precedentemente su di noi. I ragazzi sono meritati tutto sul campo, adesso siamo in un momento di grossa flessione, ma adesso è un problema è prettamente mentale, perché quando non arrivano i risultati la squadra corre, l'ha dimostrato anche oggi. Oggi abbiamo messo posso dire tranquillamente, abbiamo parlato anche con i miei colleghi della Vastese, ho parlato, li abbiamo messi completamente sotto. Il calcio è questo, si accetta il risultato, non accetto alcune decisioni che sono state secondo me, ma secondo tutti, imbarazzanti da parte della terna arbitrale, soprattutto dall'arbitro. Bogdan Nicolai Sfira di Pordenone. E allora, prima di sentire le interviste, noi ci andiamo a vedere, Andrea, questi episodi da Moviola. Voglio anche ovviamente il tuo parere, perché ha protestato tantissimo il Notaresco. Allora, cominciamo con l'episodio numero 1. Che adesso non... Allora, è il gol annullato a Gallo che avete visto. Eravamo sullo 0-0. Sì. C'è questo calcio di punizione, il tiro di Gallo, bellissimo, grande stile, ma il gioco era fermo. Allora, questa è la posizione giudicata irregolare dal secondo assistente Andrea Pasqualetto della sezione di Aprilia. Noi abbiamo anche avvicinato un po', chiaramente non abbiamo, questo ci autodenunciamo, non abbiamo le linee del VAR, questo lo diciamo chiaramente. Maurizio, se riusciamo poi, andando avanti con il file, quando c'è lo zoom dovremmo fermarci proprio lì. Intanto 3-4 Cagliarino, ecco, fermiamoci qui. Beh, palese che la gamba di Gallo è dietro a quella del difensore. Andrea. Sì, a giudicare dalle gambe c'è la sensazione che sia quantomeno in linea. Poi non so, perché in Serie A vediamo delle situazioni davvero particolari, cioè quello che non ti aspetti, vedi che magari c'è il busto più avanti, la testa più avanti, l'altro piede, cioè, si vedono delle situazioni piuttosto strampalate, a dire la verità. Qui se noi dovessimo valutare i corpi io non riuscirei a dire, se dovessi valutare le gambe, c'è la gamba sinistra del giocatore della Vastese che sembra avanti rispetto alle due gambe di Gallo. Peraltro, una cosa che mi permetto di dire, probabilmente bisognava fermare un frame prima, uno o due frame prima, perché la palla qui probabilmente già ha lasciato il piede del giocatore del Notaresco che va al cross, quindi a maggior ragione la sensazione è che Gallo potesse essere in posizione regolare al momento del suggerimento. Ok, qui, allora, ecco qua, dici qui? La palla già è partita, sì. Qui già è partita, okay. Un frame dietro. Ce la facciamo, Maurizio, vediamo se sì, riusciamo con una magata delle tue. Basta tornare indietro, sì, clic, sì, clic. No, questa possiamo dirlo, però non è diretta responsabilità dell'arbitro, perché la decisione è del secondo assistente che alza la bandierina. Una volta alzata la bandierina è difficile l'arbitro è impossibile che possa prendere una decisione contraria. Ce la facciamo, Maurizio, se no andiamo avanti e ci torniamo dopo. Il segnalino è fuori posizione, gol tutta la vita, ci scrivono da casa. Poi chiaramente ci vorrebbe la 16 metri, come di consueto ci vorrebbero le linee del VAR. Maurizio, ci siamo? Ecco, ok, andiamo frame by frame, se ci riusciamo. Qui? No, prima. No, prima? Ecco, qui c'è il tocco, poi lì la palla parte nel frame successivo. Quindi insomma, a vedere, ecco, non mi pare che cambi sostanzialmente, resta l'impressione detta in precedenza. Ok, va bene. Ma tantissime proteste ci sono state, soprattutto per questo benedetto secondo giallo non dato a Cardinali. Vediamo innanzitutto il secondo giallo, poi vi faremo vedere anche il primo. Non si vede perché è a ridosso delle panchine, ve lo comunico. Intanto vediamo il secondo. Fallo su Fagioli. Peraltro, questo, Andrea, secondo te era meritevole di un secondo giallo? Guarda, io sulle singole ammonizioni, cioè, bisognerebbe valutare un po' il contesto della partita. Qui la cosa che può essere dirimente è che non solo ce l'ha trattenuta, ma poi Cardinale cade, quindi semmai Liguori con la trattenuta può cercare di restare in piedi, qui poi cadendo, ecco, andando avanti, cadendo, il giocatore della Vastese ostruisce
ostruisce la marcia dello stesso Liguori, impedendogli di resistere anche all'eventuale trattenuta. E Liguori non fa nulla per trattenere Cardinale a sua volta. C'è un impatto generato dallo stesso difensore che prima mette la mano, poi cerca di contenere la corsa, poi alla fine frana addosso cadendo a Liguori. Quindi a giudicare da questa dinamica il giallo ci può stare, chiaramente. Direttore, qui quanto vi siete arrabbiati? Tanto. Da 1 a 10 penso io sui 1000. Io non mi arrabbio mai, guarda, io sono uno che sinceramente decisioni arbitrali le accetto, perché gli arbitri possono sbagliare quanto i calciatori in campo, e anzi io dico sempre che i ragazzi devono aiutare gli arbitri a sbagliare il meno possibile, però nel momento in cui tu fischi quella punizione a nostro favore, il giallo è automatico, non c'è bisogno di un regolamento, cioè il giallo va in automatico, il calciatore nostro sta andando verso la porta. E poi che laterale o non laterale, poi questo lascia il tempo che trova, perché noi non sappiamo poi come va a finire questa azione, può passare un compagno da solo che stiamo attaccando 3 contro 3, ma se tu fischi questo fallo non puoi non ammonire. Non è rosso, ma infatti è un fallo da giallo. Infatti Cardinale era già ammonito. Se vedete anche l'atteggiamento del ragazzo lavastese, si è buttato a terra facendo finta di essere infortunato perché ha capito l'errore fatto, se voi seguite l'azione, è rimasto a terra per un bel po' di tempo e non è stato colpito da niente, perché come diceva anche Andrea, Fagioli non l'ha neanche minimamente sfiorato ed è rimasto a terra più tempo possibile aspettando e sperando che l'arbitro non l'ammonisse, e così è stato. Penso che la partita la potevamo anche perdere giocando 11 contro 10. Davasto, dicono, doveva essere espulso. Ma loro sono stati, ma io ho tanti amici nella società, ma nel calcio l'essere sinceri, come nella vita, non è che fa un danno. È rosso, è giallo, giallo. È inutile attaccarsi a... Voi avete avuto possibilità poi di confrontarvi con la terna, con qualcuno che ha detto qualcosa? No, non ero neanche nella condizione psicofisica di poterlo affrontare. L'arbitro, personalmente, non siamo una società che fa queste sceneggiate da circo, che fortunatamente, quindi di questo sono contento. Ho sentito parole di un delegato, penso degli arbitri, che all'uscita, che era vicino a me, che parlando a telefono con qualcuno importante ha detto che l'arbitro, per lui, si è giocato anche la possibilità di andare in Serie C, visto che è considerato uno dei migliori 5 arbitri di Serie D, perché ha fatto un primo tempo imbarazzante. Queste sono le parole di questa persona che non conosco, quindi, però parlavano in maniera tecnica con queste persone. Era sotto gli occhi di tutti, ma è stato proprio un atteggiamento di tutto il primo tempo, non è il fuorigioco, non fuorigioco. Io penso che poi le partite, soprattutto nella nostra condizione, se devi giocare 11 contro 11, adesso abbiamo anche paura di passarci la palla, perché è normale che sia così. Però se poi devi giocare 12 contro 11 facciamo un pochino più fatica. All'andata forse ci riuscivamo un po' di più, adesso ovviamente non tolgo i meriti alla Vastese, che comunque ha segnato, non ha rubato, cioè non è che la Vastese ha fatto la sua partita, noi sicuramente abbiamo fatto meglio, però il calcio non è che facendo meglio sempre si vinca. C'era anche una domanda che riguardava Fagioli, che ci dicevano seconda punta o punta centrale, comunque è un giocatore molto molto forte. Allora, un ragazzo, un 2000, che io ho voluto fortemente, già lo volevo l'anno scorso a Francavilla, lui era nella primavera del Pescara, poi gli fecero fare purtroppo una scelta sbagliata di andare a Cerignola, dove non giocò praticamente mai. E per me lui è una punta, seconda punta, non è un esterno. Oggi a un certo punto, con l'uscita di Pomante, si è adattato, si è impegnato, però ovviamente qualcosa ha perso nella fluidità del suo gioco. È un ragazzo interessante, deve continuare a crescere. Pomante come sta? Non benissimo, purtroppo neanche lui benissimo. Ha stretto i denti per giocare, perché questi sono ragazzi che ci tengono tantissimo alla causa,
all'obiettivo non personale, perché sia lui che Marco Sansovini o Salvatori sono ragazzi, diciamo, un po' più in là calcisticamente con l'età, ma penso che questo campionato forse loro potrebbero ricordarselo come i più belli della loro carriera, anche se in una società che non ha il blasone di quella che loro hanno vinto i campionati. Certo. E qui è anche più bello. Ci andiamo ad ascoltare le interviste post gara, sempre realizzate da Paolo Renzetti. La squadra ha fatto davvero una grande prestazione. Sugli episodi dell'arbitro è inutile parlare, perché ultimamente ci stanno arbitrando, dicevo un mese e mezzo fa, da ultimo in classifica, non so perché, è girato un po' tutto, anche questo atteggiamento della terna arbitrale. Comunque c'era un'espulsione clamorosa, perché quel giocatore era già stato ammonito, erano passati 10 minuti, è un episodio importante, però non possiamo attaccarci solo a quello. La squadra ha fatto una buonissima partita, il portiere loro credo che senza dubbio sia stato il migliore in campo, però la Mastese porta a casa i punti, quindi c'è poco da dire, nel momento è questo. Domenica scorsa poco da dire, sono sconfitta perché abbiamo sbagliato i primi 25 minuti, oggi la squadra ha giocato secondo me un intero per 90 minuti, anche se alla fine è stata un po' confusionaria, ma poi ci succede anche l'infortunio di Pomante, ci ha condizionato a cambiare sistema, anche se poi abbiamo fatto bene, però questo è il momento. Loro magari ho sentito che si è fatto male Pizzutelli, quindi su questo infortunio ci hanno lavorato col portiere grande e hanno vinto la partita. Per dirti come sono i meccanismi e le dinamiche del calcio, magari avessero messo in porta il portiere giovane, magari non avrebbe fatto questi interventi e poi magari avrebbero vinto con un altro scarto. Però questo è il calcio, sono dinamiche che dobbiamo accettare. Però ecco, un periodo davvero, se giochiamo bene perdiamo, se giochiamo male noi perdiamo, perché difficilmente riusciamo a fare un risultato se non facciamo una prestazione. Oggi la squadra che la prestazione abbia fatta, la Vastese, sinceramente ha fatto veramente poco per portare a casa 3 punti. Ma noi stiamo lottando per questi benedetti playoff, abbiamo avuto la fortuna col mio arrivo di avvicinarci appunto ai playoff, le cose stanno andando abbastanza bene, oggi è chiaro una bella vittoria su un campo così difficile che me li descrivevano un pochino in calo, invece hanno fatto una partita tosta, maschia, però noi abbiamo controllato abbastanza bene, poi abbiamo questi giocatori di qualità che possono inventarsi il gol. Sapete meglio di me che il calcio è calcio, insomma, chi la butta dentro c'ha ragione, e quindi noi bene, poi ecco, poteva anche venire il pareggio, ero soddisfatto lo stesso, però per noi è una grande vittoria che ci porta ad avere fiducia per le prossime gare, appunto per poter lottare per i playoff. Mister, torniamo su un episodio molto contestato di questa gara dai padroni di casa. Il secondo probabilmente giallo per Cardinale, lei dalla panchina cosa ha visto? Non voglio mettere in difficoltà. Allora posso dirvi che il primo giallo non c'era, perché era proprio davanti alla panchina e ha preso la palla nettamente proprio davanti a me, quindi le cose forse si compensano, ma io comunque l'ho sostituito per sicurezza. Fatto bene. Allora, queste le voci dello spogliatoio. Peraltro Silva fa riferimento alla prima ammonizione di Cardinale e noi l'abbiamo selezionata anche. Non si vede, ve lo dico già, è la prima ammonizione, siamo intorno al quarto o quinto minuto, il fallo è su Blando. Arriva il cartellino giallo. Chiaramente capite da voi che la panchina è in palla, però a sensazione, anche se lì c'è Silva che dice di no. Penso, non ho mai visto un allenatore che dice sì, ammoniscilo il mio giocatore. Però la palla è molto lontana, cioè si può andare a ricordo, non lo so Andrea, ricordilo, noi non vediamo. Non si vede, da qui sembra un intervento in ritardo. Però poi può essere stato un intervento in ritardo, ma senza toccare nessuno, né il giocatore e neanche la palla. Magari ingannato dalla prospettiva, l'arbitro ha visto un contatto che non c'era e, avendo visto il contatto, ha anche dato l'ammonizione. Però
sono solo supposizioni. Faccio una domanda un po' provocatoria: chi lo vince il campionato, direttore? Vediamo la classifica. Lo vincono Materica e Campobasso. In due? Sì, sì. A braccetto? Sì. Oh, Andrea! È perché ce l'hanno tirata per 5 mesi, quindi a questo punto facciamo vincere agli altri. Avete avuto questa sensazione che un po' tutti vi tirassero contro? Come però capita a tutte le prime di tutti i campionati di tutto il mondo. Cioè sì, anche ieri molti avranno risultato che il Liverpool ha Se ti senti che viene dalla tua regione questa cosa, dispiace di più, però probabilmente molti saranno contenti, che ne so, che il Chieti retrocede o l'Avezzano retrocede, Giuliano retrocede, il Notaresco non vince e che vinca Materica a Campobasso, probabilmente farà comodo a tutto l'Abruzzo questa cosa. Ok, Andrea. No. Su questo, questo argomento, su questo argomento non ci siamo confrontati neanche a telecamere spente, però io, se posso, do ragione al direttore, perché in Abruzzo ho avuto sempre la percezione che nell'ambiente che un po'... ci fosse un po', ma guarda un po' questi. Ah. E ora quello che sta succedendo potrebbe agli occhi di queste persone rimettere un po' a posto le cose. Io dico che se il Notaresco, ormai è chiaro che le cose sembrano compromesse, però che finalmente ci sia una squadra che si possa battere per la Serie C, abbia avuto una grande possibilità, forse ce l'ha tuttora, se ci credono, io penso che sia una grande opportunità per la nostra regione, visto che piazze importanti come Chieti, Giulianova e Avezzano, soprattutto Avezzano e Chieti, stanno facendo questo campionato e rischiano di andare seriamente in eccellenza. Noi rischiamo di avere un'eccellenza l'anno prossimo con anche due squadre tra Chieti, Giulianova e Avezzano, rischiano soprattutto Chieti e Avezzano, L'Aquila, Lanciano e magari dimentico qualcun'altra. E magari in Serie C abbiamo soltanto il Teramo, in Serie B soltanto il Pescara. Se una piazza come Notaresco avesse dato la possibilità ad Abruzzo di essere ulteriormente rappresentato in Serie C, sarebbe stato un grande vanto. Evidentemente questo a qualcuno dà fastidio, anche io mi assumo la responsabilità di quello che dico, ma siccome un po' il vociare mi è arrivato, io che non avevo sentito su questo argomento il direttore, mi allineo, sono d'accordo con quello che dici. Andrea, abbiamo posso dire una piccola sì, cosa? Sì, come no? Non è né mettere in mano avanti. Allora, io penso che il calcio sia talmente tanto bello perché è semplice, perché tutti quanti quelli che non lavorano a luglio-agosto meritano di lavorare, tutti quanti a maggio diventano presidenti, direttori sportivi, allenatori che avrebbero fatto sicuramente meglio. In questa regione lo sto vedendo, come diceva Andrea, confermo che non ci siamo mai parlati io e Andrea, però l'ho detto anche a molti altri vostri colleghi, anche quando avevamo più 10, il dare fastidio era diventato come fa una squadra che spende un terzo di tutte le squadre che sono al di sopra a stare primi, quindi era passato un messaggio: non possiamo far vedere che una squadra che spende un terzo può stare prima, perché sennò tutti i presenti cominciano a pensare che spendendo poco si può vincere. No, questo non è così, perché nel calcio non ci sono delle certezze. L'unica certezza è il lavoro. Il lavoro, la passione, ci serve la fortuna, perché fa parte della vita, fa parte della vita in generale, figuriamoci in un gioco come il calcio. Però sentirsi ogni settimana, anche oggi avete vinto 1-0 e oggi avete fatto così e se non segnava Sansovini non vincevate, ma qual è il problema, cioè, di questa regione? Cioè, se io penso, Andrea, che il rischio non è soltanto che ci sono tante squadre che possono andare in eccellenza, c'è il rischio che tante squadre nemmeno più si riscrivono, perché poi si cominciano a stufare di tutto questo chiacchiericcio, di tutta questa ipocrisia che c'è in questo mondo del pallone, però io vivo l'Abruzzo, quindi io parlo dell'Abruzzo, certo. non parlo di altro. Io penso che in Abruzzo bisogna tifare per far sì che il Chieti si salvi, che il Giulianova si salvi, che l'Avezzano si salvi, ovviamente se tutte e tre faranno i play-out, una purtroppo per forza di cose deve retrocedere. Però non si può tifare contro le squadre abruzzesi. Ho sentito anche presidenti di altre società, posso anche dirlo, il presidente Avezzano, che io non ho nulla contro,
ma dire apertamente che spera che vince il campo basso, non penso sia stato bellissimo, lo accetto, e invece io gli dico che io spero che il suo Avezzano si salvi, cioè che là la differenza è questa. Cioè, avere una squadra nei professionisti significa portare lavoro, far girare i soldi, e purtroppo, ma se questo in Italia non lo capiamo neanche a alti livelli, come facciamo a capirlo qui in Abruzzo? Non so se mi sono stato chiarissimo in quello che ho detto. Chiarissimo, assolutamente chiaro. A proposito di Vastese, peraltro abbiamo detto che la squadra forse più in forma del momento, Andrea, insieme al Cattolica, cioè quelli che stanno facendo meglio in questo momento, e ci dicono: ma se fosse arrivato prima Silva, dove potrebbe essere questa squadra? La controparola non ce l'avremmo mai, così come non è detto che le cose sarebbero andate certamente meglio. Però attenzione, perché la sfida per un posto playoff la Vastese c'è in piena regola. Sì. Beh, che le cose non andassero bene con Amelia era pacifico, il rapporto si era logorato dopo un paio di mesi, si è cercato di salvaguardarlo sperando che poi le cose potessero cambiare, ma evidentemente questo matrimonio non si è consumato nel migliore dei modi, e alla fine è arrivato questo divorzio. L'avvento di Silva ha riportato ulteriore equilibrio. È stato bravo Silva fino a questo momento a valorizzare quelle che sono le risorse di questa squadra, che ha dei solisti lì davanti clamorosi per la categoria, con i vari Dos Santos, Palumbo, che conosce molto bene il direttore, chiaramente Vittorio Esposito, che oggi ha segnato il gol partita. E quindi, insomma, la Vastese ora si trova dove è giusto che stia, una squadra che ha questo talento e che ha questo blasone e che ha anche quel pubblico. Quindi dove si sarebbe trovata la Vastese? Io penso che la Vastese non abbia mai avuto la possibilità, comunque anche con l'avvento precedente di Silva, di lottare per il vertice, però magari qualche punto in più e una posizione un po' più consolidata di playoff poteva averla, chissà. Che impressione ha avuto il direttore della Vastese? È sicuramente una squadra in salute, ma soprattutto dal punto di vista mentale. Io, parlando prima con alcuni ragazzi, anche con Palumbo e con Dos, prima che ho avuto la fortuna di avere a Francavilla e conoscere anche personalmente, ho notato una squadra molto più serena. E quello che non avevo notato all'inizio del campionato. Poi, se potevano avere più o meno punti, questo fa parte di quello che ho detto prima, che cos'è coi ma non si fa niente, quindi non si può sapere. Se è stata fatta una scelta, è stata fatta perché quella era considerata migliore. Alla fine dell'anno è più semplice dire: facendo così vincevi, facendo così perdevi. Se uno sapesse queste cose, sarebbe troppo semplicistico il calcio, quindi perderebbe anche quella naturalezza, quella bellezza che è quello che ci fa dannare e esultare tutti i giorni. Ci scrivono prima: Gaetani è il sostituto naturale di Sansovini, d'accordo? Per caratteristiche sì, però per come gioca la squadra, per come gioca Marco adesso, Marco è un giocatore che, oltre ad avere delle capacità balistiche che non sono io qui che devo commentarle, è un ragazzo che riesce a dare, per la sua esperienza, quella facilità di gioco, perché si porta avanti tutto il reparto offensivo, perché lui sa leggere le situazioni. Non è la semplice seconda punta. Marco è un ragazzo, è un calciatore che ha delle qualità superiore alla categoria, e per noi è troppo importante sotto tutti i punti di vista. Sono tutti importanti, è ovvio, come la Juventus Ronaldo è più importante di Dybala, per noi Sansovini può essere più importante di un altro, però sono importanti tutti. Gaetani è un ragazzo importante che purtroppo adesso sta avendo anche lui un momento di flessione dal punto di vista mentale, però spero che si riprenda presto e ci possa dare il suo contributo. Andrea, ti saluta la famiglia Teramo. Contraccambio, forza Michael. E va bene, andiamo a vedere un altro derby di giornata, quello del Mariani Pavone di Pineto, dove vince il Giulianova 2-1 sul Chieti. Roberta Di Sante.
In palio punti importantissimi nel delicato derby salvezza tra Chieti e Giulianova, giocato sul neutro di Pineto. Ancora assenti per infortunio nel Chieti Brugaletta e Milizia, mister Grandoni adatta Meola difensore centrale, schiera a centrocampo Maranzino in coppia con Favo, in avanti spazio a Sivilla e Sarrizzu. Del Grosso senza Di Paolo e Castiglia per infortunio e gli squalificati Balducci e Ramcu, schiera De Marchi e Barlafante a centrocampo, in attacco la coppia Suriano, Francesco Di Paolo. Si gioca di fronte a una bella cornice di pubblico con buona rappresentanza ospite. Approcciano meglio i teatini all'ottavo, Favo dal limite calcia a fil di palo. Al 21esimo Sivilla apre per Franchi che imbecca Sarrizzu, ma il sardo perde l'attimo. Passano due minuti e il Chieti sblocca meritatamente la contesa con la complicità della difesa giuliese. Sivilla di giustezza incrocia superando Bifulco e piazzando all'angolino opposto. La reazione del Giulianova passa dai piedi di un vivace Barlafante che al 27esimo prova in acrobazia ma non inquadra lo specchio, mentre al 41esimo impegna Licastro sul primo palo. Il Giulianova chiude in crescendo il primo tempo dopo un approccio non dei migliori e al 44esimo trova il pari. Incomprensione tra Brattelli e Licastro con Barlafante che ne approfitta e viene messo giù in area dall'estremo teatino. Dagli 11 metri Suriano spiazza Castro e fa 1-1. Ultimo sussulto della prima frazione in pieno recupero al 48esimo Barlafante dalla destra mette in difficoltà Licastro che si salva con la punta del piede e l'aiuto del palo. Il primo tempo termina così 1-1. Subito Chieti vivace in avvio di ripresa al 10esimo Franchi perde un'ottima occasione quando da posizione centrale si fa respingere la conclusione da Bifulco, poi Favo spedisce fuori bersaglio. Episodio da Moviola al 16esimo, palla sporca sulla tre quarti del Giulianova che viene toccata con la punta del piede da Nazzari deviandola in area e Bifulco la prende con le mani tra le proteste neroverdi che avrebbero voluto la punizione a due in area. Ancora Chieti al 18esimo, Sarrizzu servito da Maranzino tenta il diagonale ma Bifulco è attento. Girandola di cambi poi per i due tecnici, Grandoni sostituisce Franchi con Traini e Del Grosso risponde richiamando Di Paolo per Cesario e quest'ultimo si rivelerà decisivo quando al 37esimo raccoglie il cross dalla destra di Torelli anticipando la difesa e girando in rete la palla che vale il definitivo sorpasso giallo-rosso. Eccesso di esultanza poi per l'attaccante che si toglie la maglia e viene ammonito. Doccia gelata per il Chieti che prova a recuperare le sorti del match e si porta tutto in area giuliese al 50esimo. Punizione in area di Licastro, torre di Traini per Palmisano che a gamba alta prova l'aggancio, si immola Gueye che resta a terra per qualche minuto. Il Chieti tenta il tutto per tutto al 52esimo con Traini ma Bifulco in tuffo dice no. Il Giulianova conquista così tre punti pesantissimi in chiave salvezza attestandosi a quota 28 punti in classifica in attesa del match contro il Campobasso. Situazione sempre più nera invece per il Chieti che non riesce a sfruttare le occasioni create e resta al penultimo posto. Mister Federico Del Grosso, oggi una vittoria importantissima in chiave salvezza, siete a quota 28 punti. Sì, siamo a quota 28 punti ma in realtà non abbiamo ancora fatto nulla, mi fa piacere per i ragazzi perché ce la stanno veramente mettendo tutta, ragazzi che lavorano, ragazzi che sono consapevoli di quello che possiamo fare, cioè il miracolo di raggiungere la salvezza diretta, noi lavoriamo per questo. Non è stata una partita semplice, il Giulianova ha sofferto soprattutto nella fase iniziale dei due tempi. Sì, la partita sapevamo che i primi 20 minuti era una partita molto, molto dura sotto l'aspetto agonistico, ci siamo abbassati, forse l'unica cosa, una delle poche cose che posso rimproverare è che ci siamo abbassati e abbassandoci abbiamo concesso il dominio della palla al Chieti. Sono andati in vantaggio comunque con una distrazione nostra che ci è costata cara, poi fortunatamente ci siamo alzati di qualche metro e siamo andati a prenderli un po' più alti
e poi il secondo tempo diciamo abbiamo retto bene il insomma la parità e poi con una bella azione abbiamo raggiunto il vantaggio. È una vittoria che la dedico ai ragazzi, la dedico al presidente anche che è stato poco bene, doveva essere qui, purtroppo non c'è stato, quindi siccome è stato poco bene gliela dedichiamo anche a lui. C'era una bella cornice di pubblico oggi con tanti tifosi anche venuti da Giulianova. Sì, ma i tifosi sono sempre numerosi, fanno sempre una parte molto importante perché trascinano la squadra e su questo sono da elogiare, quindi chi più di me può capire l'importanza di questo tifo, insomma. Eccoci rientrati, seconda parte dell'Abruzzo del pallone, diamo la buona serata ad Ania Cantagalli, ciao Ania. Ciao, buonasera a tutti. Il servizio di Paganese Teramo è pronto, tra poco lo vediamo, prima della pubblicità abbiamo visto il successo del Giulianova sul Chieti, Chieti che ovviamente è in silenzio stampa, ecco perché avete sentito solo del grosso. Prima di parlarne però facciamo una piccola parentesi, andiamo all'esterno dello stadio Adriatico, dove vedo già in postazione Paolo Rezzetti, che oggi dal Savini si è spostato lungo la direttrice adriatica allo stadio Adriatico. Ciao Paolo! Ciao Jacopo, buonasera. Sì, ci siamo spostati di una trentina di chilometri a sud. Un saluto ovviamente ai nostri telespettatori e ovviamente a chi è in visione per quanto concerne l'Abruzzo del pallone. Dobbiamo ovviamente, non vogliamo togliere tempo alla Serie D, andiamo subito con le formazioni perché sono quelle ufficiali di Pescara-Ascoli, gara inutile sottolinearlo, importantissima per i biancazzurri, reduci da tre sconfitte consecutive che hanno davvero l'obbligo questa sera di provare a tornare al successo in una gara tra l'altro molto sentita dalla tifoseria e che vedrà questa sera anche la presenza di un migliaio di sostenitori marchigiani. Partiamo dal Pescara, 4-3-2-1 dovrebbe essere questo lo schieramento, sulla distinta è scritto 4-3-3 a dire il vero, però probabilmente il Pescara poi in campo si sistemerà in maniera leggermente diversa, ma poco cambia con Fiorillo in porta, Zappa, Bettella, Scognamiglio e Masciangelo in difesa, Memusciai, Palmiere, Busellato a centrocampo, Galano e Clemenza sulla tre quarti con Maniero unica punta di ruolo. Vediamo la panchina abruzzese con Alastra, Farelli, Campagnaro, Bruno, Drudi, Pavone, Marafini, Borrelli, Melegoni e Bocic. Non ce l'ha fatta Del Grosso, che dunque è in tribuna ovviamente assieme agli altri infortunati, a Bojinov che è squalificato dopo l'espulsione rimediata all'uscita di Crotone. L'Ascoli 4-3-1-2, imbottito di ex biancazzurri che si schiera con le ali in porta, Pucino, Brosco, Gravion e Padoin in difesa, Cavion, Petrucci ed Eramo a centrocampo, sulla tre quarti a girà Morosini, le due punte Trotta e Scamacca, la panchina con Marcheggiani, Novi, Valentini, Ferigra, Ninkovic, Piccinocchi, Sernicola, Andreoni, Black e Kovic, l'allenatore della formazione marchigiana, è un volto noto nella nostra regione perché Stellone vive in Abruzzo, non ha mai allenato il Pescara ma è stato vicino alla panchina bianca azzurra per diverse volte in diverse stagioni. Dirigerà l'incontro il signor Marini di Tivoli, sono attesi circa 6.500 spettatori, come detto con un migliaio di tifosi dell'Ascoli. Per il momento è tutto, a te Jacopo. Grazie Paolo, in una precisazione? Crecco che era dato informazione, non c'è neanche in panchina, è fuori perché ha la febbre, peraltro parlare di virus in questi giorni, questo è un argomento altamente sensibile, però in settimana hanno avuto la febbre nel Pescara Drudi, Borrelli e Masciangelo, e ora anche Crecco, e Masciangelo con l'infortunio di Del Grosso e la febbre di Crecco è l'unico superstite sulla fascia sinistra. A te. Grazie Andrea. È come mezza Italia che non ti fa Juve, che è contenta quando la Juve perde in Europa. Era per tornare, sì, sul discorso del direttore. Però la Juventus è abituata a vincere e crea antipatia. Il Notaresco non è una squadra abituata a vincere. Cioè, è chiarissimo. Nelle settimane scorse, abbiamo detto che
Il Giulianova, tra ovviamente è un'annata complicata questa, perché c'è da salvarsi, quindi annata di grande sacrificio, però ha sempre dato l'impressione di crederci un po' di più delle altre due abruzzesi che sono sotto. Una l'affrontava oggi il Chieti e l'altra è l'Avezzano, che vedremo dopo. Anche tu hai questa sensazione? Guarda, io non posso giudicare perché non sono in casa altrui, quindi sto vedendo che comunque Giulianova sta ottenendo dei risultati che le altre non stanno ottenendo. Io sono andato spesso anche a vedere il Chieti, perché comunque giocando di sabato sono andato a vedere e non è stata fortunatissima, ma come nella nostra situazione, ma come anche nelle situazioni in cui le squadre sono in difficoltà a livello mentale, si vede che è una squadra che ha paura di perdere quello che con fatica si sono guadagnati l'anno passato. Perché questa è una situazione molto complicata. Oggi, se non sbaglio, sono andati in vantaggio. Sì, con Sivilla. E poi si sono fatti riprendere nuovamente e superare. Non stanno vivendo sicuramente il miglior momento. Giulianova sta vivendo un momento diverso. L'Avezzano, quando ha giocato contro di noi, era una squadra molto rognosa, però noi ce l'aspettavamo, perché giustamente giocare contro la capolista dà degli stimoli nettamente superiori a che giocare in altre partite, certo. Però se ci si vuole salvare non bisogna pensare di giocare soltanto contro il primo in classifica, ma ogni partita è una finale, e questo deve essere anche per noi. E intanto le dicono occhio che Fagioli e Liguori se li prendono. Ma io lo spero per loro, perché io spero che Liguori è tornato. Allora, quando ho la fortuna di prendere ragazzi giovani, io spero sempre che i miei ragazzi nel mio lavoro facciano il grande salto, poi sperando che un giorno possano dire, certo, che qualcuno l'ha visto un po' prima. Assolutamente. Abbiamo parlato. Allora, per Jacopo Forcella, come funziona il criterio dei play-out delle retrocessioni dirette nel campionato di Serie D delle abruzzesi? Quante ne retrocedono e quante squadre dovranno affrontare i play-out? Grazie, sei gentilissimo se mi aiuti a capire come funziona. Allora, le ultime due, vediamo la classifica, perché oggi Andrea giustamente ha fatto una precisazione giusta. Le ultime due retrocedono direttamente, in questo momento sono Jesina e Chieti. Poi la terzultima, la quartultima, la quintultima e la sestultima vanno al play-out, a meno che tra la terzultima e la sestultima e tra la quartultima e la quintultima non ci siano 8 punti di differenza. Esattamente, Andrea, quelli che ci sono adesso. Non avevo fatto caso anche alla vittoria del Giulianova, io ho ragionato solo sul Cattolica, ma in questo momento non ci sarebbero play-out. No, sarebbero retrocesse anche San Giustese e Avezzano, sì, e salve Cattolica e Giulianova, perché ci sono 8 punti o di più, e c'è la salvezza per le migliori classificate. Quindi l'obiettivo in questo momento per Cattolica e Giulianova è conservare, se non aumentare, quei, sì, punti per salvarsi direttamente. E per Avezzano, San Giustese, ma anche se dovesse recuperare il Chieti, sarebbe di diminuirlo. E siccome la prossima c'è Chieti-San Giustese, sì, è una partita dove il pareggio non serve a niente. Il Chieti, noi guardiamo l'Abruzzo, il Chieti deve vincere. Uno, perché scavalca la San Giustese, e due, perché può sperare che chi sta più davanti perda dei punti e quindi il Chieti può rosicchiare. Ma se il Chieti non vince neanche con la San Giustese, addirittura perde, io penso che la stagione è ormai andata. Andrea, seconda vittoria consecutiva per il Giulianova, momento difficile passato, questa squadra anche e soprattutto in difesa oggi ha tenuto bene, spesso e volentieri questa è una squadra, intanto qualcuno giustamente dice a Roberta che Giulianova la ama perché ha fatto 6 punti nelle ultime due partite, però è una squadra che ha avuto anche oggi la forza di vincere rimontando, che sì, non è semplice. Beh, Giulianova in effetti ha anche subito tante rimonte. Oggi diciamo che ha raccolto
quello che non ha potuto o saputo raccogliere in precedenza, nelle precedenti partite, sono stati tanti punti gettati al vento. È una squadra che ha sempre lottato, però è mancato sempre qualcosa per riuscire a vincere. Ora è arrivata anche un po' più di concretezza, sono arrivati questi 6 punti che ripagano di precedenti delusioni, quindi è una buona marcia, però occhio perché domenica mi pare arrivi il Campobasso, sì. Quindi il Giulianova si è risollevato proprio al momento giusto, perché ora non c'è modo migliore di arrivare a una gara sulla carta proibitiva. Assolutamente. Vediamo un episodio, c'è un episodio da rivedere su cui ha protestato il Chieti, e lo vediamo alla Moviola, perché qui è molto ad interpretazione. Allora, c'è questo passaggio verticale, Nazzari tocca il pallone e Bifulco lo prende con le mani. Il Chieti reclama la punizione a 2 in area di rigore. L'arbitro, che è Maria Sole Ferrieri Caputi, quindi doppio nome, doppio cognome, dice che si può proseguire. Direttore, che impressione hai? Che quella sia una giocata, perché lì è il discrimine, che quella sia una giocata, quella di Nazzari. Non farti condizionare dal fatto che l'hai avuto a Francavilla. Sto dicendomi che è un ragazzo a cui tengo tanto. Però guardando lo sguardo di Nazzari, lui guardava il portiere, quindi è un passaggio volontario, quindi secondo me è fallo. Punizione a 2 in area. Andrea? Io non sono convintissimo della volontarietà, sinceramente, quindi non so, non riesco a sbilanciarmi, perché non sono convinto della volontarietà di Nazzari di fare il retropassaggio. Sì. Io credo, l'ho rivista prima di andare in onda, gli ho dato uno sguardo, la sensazione è che Nazzari voglia allungare il piede per interrompere il passaggio e che non abbia esattamente la concretissima volontà di fare un retropassaggio. Se non altro, però chiaramente è un'interpretazione, se non altro perché il retropassaggio che poi fa prende in controtempo Bifulco, che deve recuperare per andare a prendere il pallone, quindi mi sembra, però giudizio strettamente così personale, a me non è sembrato proprio totalmente volontario, però chiediamola a Ania che pensi. Vai. Secondo me invece a me sembra un retropassaggio. 2-2. Perché altrimenti avrebbe appoggiato in maniera, avrebbe spazzato, sentendo l'avversario. Guardi nella corsa, lui guarda il portiere che cosa sta facendo e che lo stava andando, che dopo gli era sbagliato il passaggio, che Bifulco abbia fatto forse qualche metro più in avanti. Okay. Lo guarda direttamente e non è che cerca la corsa, non cerca ancora la corsa Nazzari. L'ha stoppata la sua corsa. Sì. Però sono pareri che sono pareri, chiaramente. Ma poi non, l'arbitro non è stato una novità che io e Forcella la vediamo in maniera diversa. Certo, è giusto così. Va bene. Buonasera ad Andrea, ma sicuro lo sa, volevo dire che nel girone del Teramo i playout sono a rischio visto che la Sicula corre. Vediamo la classifica. In che senso? Eccoli qua. Beh, in questo momento c'è una squadra che retrocede e ci sono 2 potenziali playoff, se non sbaglio, no? Probabilmente si riferisce all'eventuale scontro Bisceglie-Sicula. Buonasera. E intanto è partito Siri, che mi dà la buonasera. Buonasera Siri. Sì, vabbè, ma la Sicula è in un ottimo momento di forma, però oggi anche il Picerno ha fatto il colpo a Francavilla Fontana, quindi diciamo che il girone C, come è accaduto gli altri anni, presenta delle spaccature nella parte bassa della classifica. Ci sono squadre ormai che hanno una classifica compromessa e altre che invece battaglieranno fino alla fine per giocarsi la salvezza. Andrea, ci vediamo il tuo servizio dal De Marsi di Avezzano, dove il Pineto vince 1-0, Tomassi disegna, Sciba conserva e dunque il Pineto porta a casa 3 punti, inguaiando ancora di più l'Avezzano. Vediamo.
Il derby delle De Marsi si risolve dagli 11 metri, il Pineto segna il suo rigore, l'Avezzano lo sbaglia e i tre punti vanno alla squadra di Amaolo nel contesto di una partita brutta nella sua prima ora, ma viva e intensa nell'ultima parte, dopo che l'Avezzano è rimasto in 10 uomini. Tra i biancoverdi sono ancora fuori gli infortunati Agata e Quatrana, Liguori conferma il 3-5-2 ma cambia 5 giocatori rispetto alla gara di Vasto, con il ritorno tra i pali di Capitan Fanti, Morales in mediana e la coppia d'attacco Masini e Rabbeni. Nel Pineto l'ex Bianciardi è squalificato, infortunato della Quercia, Tomassini e Speranza acciaccati, finiscono in panchina. Nel 4-2-3-1 Amaolo inizia con Simoncelli a quadro e Alessandro a sostegno di Ciarcelluti centravanti. Partita a bassi ritmi la fa il Pineto, mentre l'Avezzano un po' per timore, un po' per limiti se ne sta basso. Il presidente marsicano Paris soffre in solitaria sui distinti e il Pineto al piccolo trotto costruisce due palle gol da calcio d'angolo. 16° sul cross di Marianeschi, piattone mancino di Camplone, sventato da Fanti. Ancor più importante la chance del 26°, colpo di testa a botta sicura di Ciarcelluti, ma il palo salva Fanti e l'Avezzano. La squadra di casa, peggior attacco del girone, l'unica sotto i 20 gol, dopo la mezz'ora prova a venire su e si fa vedere con l'incornata di Magri al lato, davvero troppo poco. Così al riposo è 0-0. Nella ripresa è sempre il Pineto a fare il match, pur senza dannarsi. I ritmi restano blandi e i contenuti tecnici molto poveri anche a causa delle condizioni nel campo. Pineto minaccioso al secondo con Alessandro e a quadro che ciabattano da buona posizione. Al 7° Liguori inserisce Ciolacu al posto di Masini, ma al 13° c'è la svolta con Brunetti che entra duro su a quadro. Secondo giallo e dunque espulsione per il centrale marsicano. L'inferiorità numerica paradossalmente carica i padroni di casa che si scrollano un po' di tensione di dosso e al 21° recriminano per un calcio di rigore a causa di un atterramento di Rabbeni ad opera di Orlando, ma per Murace di Palermo non ve ne sono gli estremi. Subito dopo cartellino giallo per proteste per il tecnico marsicano Liguori. Al 27° cross di Rabbeni per il non entrato Kras che gira alto. Il Pineto risponde un minuto dopo con un'azione di ripartenza che porta al cross Simoncelli e da quadro tutto solo di testa si divora il gol del vantaggio. Ora è una partita più aperta, l'Avezzano dimostra più coraggio e Rabbeni al 33° ripulisce un difficile pallone e per poco non beffa Sciba. Sul ribaltamento ancora Simoncelli, ispirato, conclude a giro. Fanti alza sopra la traversa. Il Pineto passa al 38°. Su cross di Acquadro il direttore di gara vede una trattenuta di Siragusa su Tomassini, inserito a metà tempo da Amaolo. Calcio di rigore che lo stesso centravanti trasforma, spiazzando Fanti. Finale concitato con i padroni di casa che hanno l'opportunità del pareggio nel primo minuto di recupero. Proprio Siragusa sfonda e viene messo giù in area da Massa. Più giocatori dell'Avezzano si contendono la battuta della massima punizione. La spunta Morales su Ciolacu e Rabbeni, ma il centrocampista sudamericano si fa ipnotizzare da Sciba che torna a pararigori e regala 3 punti al Pineto che valgono il 5° posto in solitario, mentre l'Avezzano resta mestamente al 3° posto con Cattolica e Giulianova che volano a più 8 ed ora anche la strada del play-out si complica tremendamente. Ma direi l'analisi del primo tempo secondo me è stata di una nostra prima mezz'ora secondo me fatta bene, perché poi il campo non permetteva tante geometrie, però nonostante tutto abbiamo provato a giocare e l'Avezzano era chiusa dentro la metà campo. Poi abbiamo forzato più di una giocata, abbiamo preso meno seconde palle perché il campo richiedeva anche lavorare sulle seconde palle. L'Avezzano ha guadagnato un po' campo e ha tirato 3-4 calci piazzati dove è stato insidioso. Poi il secondo tempo l'espulsione un po' ha indirizzato la partita a nostro favore, anche se poi l'Avezzano anche in vita numerica ha tenuto botta e l'episodio poteva decidere da una parte e nell'altra. Prima Kras ha sbagliato, poi ha sbagliato a quadro di testa, poi Fanti si è superato su Simoncelli, poi sono stati i rigori che potevano portare la partita in parità. Noi siamo stati abili a mettere dentro, il nostro portiere è stato bravo a parare e quindi l'analisi della partita è questa. Diciamo che l'Avezzano ha dato il meglio dopo l'espulsione, praticamente in 10 uomini. Sì, giustissimo, anzi ero arrabbiato con la mia squadra perché poi sembra che quando si gioca uno in più diventa tutto più facile, invece l'Avezzano ha rafforzato proprio le proprie energie e ha lottato su ogni pallone e ci ha messo in difficoltà e noi dovevamo essere più lucidi, avere più pazienza e dicevo di non forzare le giocate, di spostare la palla e poi uno spiraio l'avremmo trovato e questo era l'indirizzo che davo dalla panchina, però cioè,
Mai, direi l'analisi del primo tempo secondo me è stata di una nostra prima mezz'ora, secondo me fatta bene perché poi il campo non permetteva tante geometrie, però non... Ok, rientriamo, poi sentiremo anche il tecnico dell'Avezzano Liguori. Andrea, che partita è stata? Innanzitutto vediamo gli episodi da Moviola, sono 4. Li hai selezionati, sì. Li vediamo, sono i 2 calci di rigore e non solo. Sì, questo è il rigore rivendicato dall'Avezzano, eravamo sullo 0-0 e l'Avezzano da pochi minuti era in 10 uomini, cross di Di Giacomo, contatto tra Orlando e Rabbeni, il direttore di gara ha fatto proseguire, insomma la palla è un po' più indietro rispetto a Rabbeni che va per girarsi, c'è un contatto che probabilmente io dal vivo ho percepito ancora più vistoso rispetto a quello che si vede in questo caso. Però l'arbitro, che non era posizionato benissimo, da come ricordo, ha fatto proseguire, però qui ha rischiato molto il Pineto ed è una situazione evidentemente borderline. Secondo me è rigore? Secondo me no. Secondo me no. Secondo me si appoggia e poi gli manca l'appoggio quando il difensore va un po' più. È un contatto normale, non si vede benissimo. Non si vede bene perché purtroppo... l'eventuale trattenuta c'è già da prima, poi quando entra nel campo, cioè si vede visivo, che siamo che nella parte da quello che vediamo, che però... il braccio dell'attaccante si vede che è dentro il braccio del difensore, però si deve vedere quanto è la volontarietà, esatto, dell'attaccante di mettere il braccio lì dentro e qual è l'entità poi di quel contatto generato da Orlando. Vediamo l'altro episodio, Andrea. Ecco, questo è curioso, questo episodio, perché noi in diretta avevamo percepito la simulazione di Tomassini, perché il direttore di gara ha fischiato, non ha indicato il dischetto, ha cacciato il cartellino giallo e abbiamo pensato va ad ammonire Tomassini, perché io la prima cosa che ho visto è una trattenuta leggera per la maglia di Siracusa e ho pensato qui l'arbitro ha visto un tuffo di Tomassini, ha valutato come esagerato il comportamento di Tomassini, lo va ad ammonire, invece poi il cartellino giallo lo ha diretto al viso di Siracusa, allora ho detto allora è rigore e poi ha indicato il dischetto dopo aver riposto il cartellino. Anche qui siamo alla valutazione dell'entità, io dal vivo che ho visto, insomma avevo il campo a mia disposizione nel vedere la partita, ho visto una leggera trattenuta, però poi dire se era rigore o no mi rimetto sempre alla valutazione che fa l'arbitro rispetto a quanta entità lui rinviene in quella dinamica. Secondo voi è rigore? Io anche qui nutro forti dubbi. Anche io come prima. È un po' forzato, cioè sembra un po' forzato, però come ha detto Andrea non possiamo vederlo perché non abbiamo tutta l'immagine, non sappiamo se c'era una trattenuta prima che ha condizionato la corsa del giocatore verso la palla oppure... Io quando ho visto la leggera trattenuta ho subito cioè, si vede l'ultimo di vedere pezzo, l'arbitro no. Perché qualcosa poteva succedere, quando non ha indicato il dischetto e estratto il giallo ho percepito ok, qui va ad ammonire per simulazione Tomassini, poi ha dato il giallo a Siracusa e ha indicato il dischetto. Vediamo l'altro episodio che invece è il calcio di rigore, che poi invece Morales sbaglierà. Andrea? A me sembra questo il più rigore dei tre, anche se Siracusa fa il possibile per cercarlo perché allarga un po' il piede, però Massa va un po' a incrociare la traiettoria, lui stesso qui non si vede ma si rammarica per questo contatto, ripeto, cercato da Siracusa, però probabilmente tra i tre episodi questo è quello un po' più rigore. Ma ci vuole un bel po' di fantasia. Considerate anche che la Vezzano aveva reclamato un rigore. Sì, e poi che uno un ne era stato assegnato, ok. Che ne pensate? Per me non è rigore. Mi compatate. Come prima. No, va bene. L'ha cercato pienamente lo scontro e non... Una compensazione, quello che si chiama compensazione nel calcio, giusto? Allora Andrea, quarto e ultimo episodio. Sì, sono le due ammonizioni nel giro di una decina di minuti a carico di Brunetti, che entra così a centrocampo. E questo è giallo. E poi abbiamo anche il replay, e insomma l'intervento è piuttosto impietoso ai danni di Acquadro. Due falli su Acquadro di Brunetti. Questo è il primo, da dietro disinteressandosi del pallone, e qui entra tardi ed è una bella botta, devo dire, perché Acquadro tocca la palla e arriva la botta sul piede di Brunetti. Diciamo che mentre il primo fallo è proprio volontario, qui lui cerca la palla e arriva tardi, però è una botta tremenda
sotto gli occhi dell'arbitro. Evidentemente Brunetti è stato un po' troppo eccessivo, non doveva prendere quel rischio, ecco. Che mi dici in generale invece, Andrea, dello stato di salute delle due formazioni? Che il Pineto sostanzialmente ha vinto con il minimo sforzo, ha avuto due opportunità su palla inattiva nel primo tempo, poi ha sfruttato la voglia dell'Avezzano di cercare i tre punti, ma insomma dal Pineto mi aspettavo qualcosa di più, anche se c'era qualche assenza e anche se giocare su quel campo è praticamente impossibile. Per quanto riguarda l'Avezzano ci sono enormi limiti, però finché è stato 11 contro 11 era una squadra frenata, impacciata. Dopo l'espulsione, come spesso accade, quello che passa per essere un episodio negativo in realtà ti sblocca, e l'Avezzano il meglio lo ha dato proprio in 10 uomini, perché la squadra liberata da tutti i complessi ha dato il tutto per tutto, e francamente a quel punto, per quella mezz'ora giocata in quel modo, non meritava di perdere, lo ha riconosciuto anche a Mauro. Sì, quante possibilità diamo al Pineto, direttore, di entrare nei playoff e l'Avezzano di centrare una salvezza, seppur a questo punto passando dal playout? Come ho detto prima, spero che tutte le abruzzesi possano raggiungere l'obiettivo che si erano prefissati o quello migliore che possono ottenere, quindi non posso dare percentuali. Pineto sicuramente ha grandissime possibilità di raggiungere i playoff. E l'Avezzano deve quantomeno raggiungere i playout. Il problema, come ho detto prima, è che se tre squadre abruzzesi dovessero raggiungere i playout, una retrocederà sicuramente. Certo. Peraltro, a proposito di tifo pro a livello geografico, vediamo il prossimo turno, perché il Notaresco, se c'è qualcosa che deve fare, innanzitutto vincere la settimana prossima, però certamente tifare le abruzzesi, perché innanzitutto bisogna andare a vincere ad Agnone, e poi ci sarebbe Giulianova Campobasso e Mateli Cavezzano, che sono due partite complicatissime per le nostre, certamente. Il Giulianova Alfadini è un osso durissimo, e dunque speriamo che ce la faccia. Andrea, il Matelica con l'Avezzano non ha grandissimi ricordi. Chiare Matenga ne sa qualcosa, Tiozzo se la ricorda quella partita, che sì, però si giocò ad Avezzano, ma era un altro Matelica, e veramente un altro Avezzano. Sì, poi da allora per l'Avezzano poche soddisfazioni contro il Matelica, da allora in Materica ha fatto man bassa contro la squadra marsicana. Per come stanno le due squadre è difficile non immaginare il segno 1. Ecco, diciamo che l'Avezzano va generalmente meglio in trasferta, può fare la partita chiusa, però mancherà Brunetti e sarà un'assenza pesante, però giocando di ripartenza, perché l'Avezzano ha problemi in attacco, però cercando di subire il meno possibile con tanta densità, magari riesce a scapparci un punto, ma francamente, ripeto, il pronostico è sembra da uno fisso. Ania, vediamo il tuo servizio di Paganese Teramo, non c'è tantissimo da vedere, però intanto ci vediamo lo 0-0 maturato al Marcello Torre. Il punto di Pagani permette al Teramo di tenere più lontana la zona fuori dai playoff, ora distante 4 punti, ma è l'unica mezza buona notizia dello 0-0 contro la Paganese. Al Torre va in scena infatti una squadra con le consuete difficoltà nel far male agli avversari, che alla fine, a ben guardare le azioni, saranno anche più pericolosi. Non c'è Costa Ferreira nel Teramo dal primo minuto, ci sono invece Kappa ed un 4-3-3 che però nella prima frazione produrranno qualcosa solo nel finale di tempo. A partire bene è la Paganese, e ci vuole l'istinto di Tomei per evitare che Diop porti in vantaggio gli azzurro stellati dopo neanche un minuto di gara. Qualche istante dopo Perry beffa K in uscita e chiama di nuovo all'intervento l'estremo biancorosso. Il Teramo regge l'urto in qualche modo e si sistema meglio in campo, tenendo il pallone ma vedendo comunque i locali essere più incisivi. Al 28esimo infatti Diop gira di testa un cross dalla destra di Scarpa, non trovando lo specchio. Due minuti dopo il direttore di gara ammonisce Cancellotti dopo un fallo su Scarpa, quando invece la Paganese chiede a gran voce il rosso diretto per il difensore del Teramo.
Il diavolo si desta da palla inattiva nel finale. Prima al 41esimo con Arrigoni ed un calcio di punizione sbrogliato in qualche modo dalla Paganese. Un minuto dopo dagli sviluppi di un corner con Piacentini che prova ad inquadrare non riuscendoci. Ad inizio ripresa Di Mascio chiama fuori K per Mungo che sembra subito entrare nel vivo del gioco. Prima chiama Santoro al tiro con deviazioni di Baiocco e poi ci prova con un destro che deviato finisce di poco al lato. I ritmi tornano poi gradualmente a calare. La Paganese protesta di nuovo per un tocco a dire dei locali sospetto in area di Cancellotti, ma il direttore di gara lascia proseguire. Nel finale Schiavino lascia i suoi in inferiorità numerica per un fallo da dietro su Billigé a centrocampo. Un'ingenuità che permette al Teramo di vivere con l'uomo in più il recupero, non riuscendo però mai a proporsi. Finisce con il primo pareggio dell'anno per il Diavolo, che domenica prossima al Bonolis riceverà la Virtus Francavilla. Primo pareggio del 2020, Ania, diciamo che non è stata una partita indimenticabile, ecco. Decisamente no, perché alla fine le azioni più pericolose paradossalmente le ha proposte proprio la Paganese, la prima quando non era neanche trascorso un minuto, insomma, è stata quella più evidente della gara, con Tomei che è stato bravo, distinto a respingere quella deviazione di Diop. Per il resto poi nel corso del primo tempo il Teramo ha lasciato molto a desiderare, ha provato a fare un po' di possesso palla dopo aver retto l'urto, insomma, delle prime azioni di proposizione della Paganese, però si è reso pericoloso soltanto da palla inattiva su un paio di situazioni nel finale. Nella ripresa generalmente meglio, soprattutto all'inizio con Mungo che pareva riuscire a dare un po' di verve in più, però poi anche lui si è un po' uniformato alla stasi dei compagni, ecco. Quindi rimane la difficoltà del Teramo di far qualcosa in avanti, di proporsi, di rendersi pericoloso dalle parti degli avversari, soprattutto nei pressi della porta, e quindi di conseguenza riuscire a fare il risultato è ovviamente molto 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 complicato, soprattutto in trasferta. Qui ha rischiato tantissimo Cancellotti, eh? Sì, ha rischiato, la Paganese ha protestato molto, molto di più rispetto a solo la fotografia che danno, insomma, le immagini. È un episodio dubbio, insomma, poi se ne può parlare, perché Scarpa saltando Cancellotti si sarebbe comunque ritrovato quasi a tu per tu con Baiocco, quindi non so, è un po' dubbio l'episodio. È andato bene comunque al Teramo la decisione del direttore di gara. Però insomma rimane un po' il solito Teramo da trasferta che fa difficoltà sia nel proporre soluzioni interessanti sia anche nell'atteggiamento, e si torna in casa, ma visto le ultime due in casa che non sono andate proprio benissimo, insomma ci sarà da cambiare, di invertire la marcia anche in casa, oltretutto perché la Virtus Francavilla è proprio la squadra che è all'undicesimo posto, quindi sì, quella che il Teramo deve tenere a distanza, almeno lo stato attuale, per tenersi la zona playoff. Ti chiedono se vai a Basto domenica prossima, credo di no, perché c'è Teramo Virtus Francavilla, sì, per l'appunto. Alle 17.30. quindi di conseguenza dovrà stare attento il Teramo a maggior ragione, non solo perché a prescindere deve provare a fare risultato, insomma, per tornare a vincere, ma proprio perché la Virtus Francavilla è poi una squadra un po' strana. È stata capace in stagione di vincere anche partite inaspettate, esattamente come la Paganese. Sono un po' le due mine vaganti, quindi dovrà stare attento alla formazione di Di Mascio. Saranno da valutare sia gli recuperi eventuali di Minelli e Viero, che oggi non c'erano. Jacopo, viene a Giulianova domenica, Giulianova Campo, sarebbe una bella partita, eh? Sarebbe una bella partita da andare a fare. Io mi sono... credo che di essermi forse prenotato, o se non l'ho fatto lo faccio in diretta, per Notaresco Materica, che ci sarà tra due settimane. Comunque, vediamo se ci facciamo. Intanto Ania vieni a Basto, Jacopo viene a Giulianova, però prima mi hanno chiesto: direttore, vieni a Giulianova? E non credo a fare il servizio della partita. Non venire a fare il servizio? No. Le interviste adesso. No, sono benissimo a Notaresco, senza nulla togliere Giulianova, che è una piazza fantastica,
che mi dispiace che sono anni che lotta, quindi se c'è qualcosa di magico lì, perché anche nelle difficoltà riescono sempre a uscirne, sicuramente è una grandissima piazza che, e spero come le altre si possano salvare e poi iniziare a costruire, però Notaresco si lavora bene, quindi il presidente Di Giovanni, se non mi manda via, spero di... Questa è una risposta a stile Guardiola, se non mi licenzio il Manchester City rimango qua. Sì. Va bene, grazie direttore, grazie a Paolo D'Ercole, in bocca al lupo ovviamente per il resto del campionato del Notaresco. Crepi, noi incrociamo sempre le dita, tifiamo sempre per tutte le nostre, a partire da domenica prossima contro l'Agnonese. Grazie Ania, noi ci vediamo martedì. Vi lascio ad Andrea Costantini che saluto. Ciao Andrea, ma lui tutti, rimane tra pochissimo Pescara Ascoli, ci sarà Andrea con i suoi ospiti e Paolo Renzetti dall'Adriatico per raccontarvi tutte le emozioni del derby tra Pescara e Ascoli. L'Abruzzo del pallone torna domenica prossima, altra edizione short, vero Andrea? Sì, perché poi ci sarà Benevento Pescara e finirà questo trittico incredibile. Trittico. E ci sarà anche mercoledì sera Spezia Pescara. Sai che forse recupereranno Juve-Inter mercoledì? No. Ah, no? Pare che l'Inter si sia opposta, così ho letto. Mi sembra giusto. Grazie a voi che ci avete grazie a voi che ci avete seguito in tantissimi. Mandiamo un bacio, ci vediamo domenica prossima con l'Abruzzo del pallone. Buona serata con Diretta Stadio.